La stessa giornata tra Cilento Calcio in maglia nera e il Coco Manga, che cerca oggi i primi tre punti. Disimpegno rischioso, col tiro col destro, subito in vantaggio il Coco Manga con Mercato. Squadra in maglia nera, ottimo, qua il pallone dentro e subito 1-1 il Cilento. L'apertura ancora sul numero 9, che va in porta col mancino. L'ha già ribaltata il Cilento, ha segnato Rocco Torre. Pallone a rimorchio col tiro col destro e trova il pareggio il Coco Manga. Ha segnato Fraschini. Passare il pallone dentro, ottima la chiusura. Poi il tiro col destro, 3-2, ha segnato Scanni. Angolo per il Cilento, va Chiesa, trova il movimento dentro. 3-3, ha segnato Prisco, ottimo movimento sul calcio d'angolo del numero 4. Intercetta palla Chiesa, che offre a Torre, doppietta per lui, numero 9, non perdona sull'errore nel disimpegno da parte del Coco Manga. Rientra sul mancino, ancora una finta, Chiesa con la suola, passa in mezzo a 3, gran gol di Federico Chiesa. Ancora una volta Chiesa a recuperare il pallone alto, la palla dentro, ha segnato Riccio. Si va al centro con lo scambio, ancora una volta Mantegazzo in aria, con la punta, 6-4. Palla fuori e trova poi la rete, ha segnato Prisco. Se la porta sul mancino, va! La tocca per un attimo del matto, segna Mantegazza, ancora in partita il Coco Manga, 7-5. Fraschini contro del matto, parte il numero 13, col destro, segna e siamo 7-6, l'aria aperta al Coco Manga. Mette dentro per Torre, esce Tarallo, Torre la chiude all'ultimo Cilento in contropiede. Vince 8-6 con l'ultimo gol di Torre. Il Coco Manga, dopo una buonissima prestazione, non trova punti. Abbiamo sicuramente giocato non ai nostri soliti livelli, però diciamo siamo in fase di miglioramento. Un nostro compagno ha avuto un infortunio all'inizio, poi si è ripreso per fortuna, abbiamo tenuto in 6, siamo andati forse sotto all'inizio ma poi abbiamo ripreso subito la partita. Ma come hai detto tu, senza dubbio oggi è stata una buona prestazione. Purtroppo siamo ancora bloccati a 0 punti in fondo alla classifica, però questo è il nostro primo anno, quindi stiamo un po', diciamo, pagando il debutto, però diciamo che stiamo salendo come prestazioni, quindi oggi è una dimostrazione e speriamo di far punti alle prossime partite. Ma io credo che noi dobbiamo migliorare soprattutto in zona difensiva, concedere di meno, fare meno errori sciocchi, e quello senza dubbio ci darebbe un bel vantaggio competitivo, e poi magari qualche situazione davanti cercare di buttarlo dentro con più cattiveria.